Grazie ai cookie e alle sessioni, un cliente e un server possono interagire come se fossero due persone che si conoscono e che ricordano informazioni scambiate in precedenti incontri. Senza cookie e sessioni è come se le due persone, ogni volta che si incontrano, siano perfetti sconosciuti. Il vantaggio dei cookie e delle sessioni, però, porta con sé il principale problema sulla sicurezza dell'applicazione. Client e server si scambiano attraverso i cookie un identificativo, che appunto identifica un client che effettua del login nel sistema. E in base a quell'ID il server garantisce l'accesso alle sezioni riservate a quel client. Un attaccante può cercare di agire in due modi: o prova a imporre al client un suo ID di sessione, in modo che quando il client fa il login lo fa con l'ID di sessione dell'attaccante, attaccante che quindi risulterà automaticamente loggato come se fosse la vittima. In questo caso parliamo di fissaggio della sessione, session fixation. L'altro tipo di attacco sulle sessioni è l'attacco che prevede che l'attaccante riesca in qualche modo ad ottenere l'ID di sessione dell'utente loggato. In questa lezione miglioreremo il livello di sicurezza delle sessioni e ne gestiremo l'avvio, la rigenerazione e la distruzione. Andiamo in index.php e facciamo var dump di session get cookie param. Vediamo le impostazioni di default sui cookie. Abbiamo una serie di vulnerabilità. Ad esempio, abbiamo l'elemento con chiave secure con valore false, e dato che di default è impostata false, siamo vulnerabili ad una serie di attacchi, tra cui l'attacco man in the middle. Anche per quanto riguarda HTTP only, vediamo che di default è impostata false. Quindi stiamo dicendo che i linguaggi di scripting quali JavaScript possono accedere senza problemi ai cookie. E se l'applicazione è vulnerabile ad attacchi XSS, l'attaccante può iniettare script JavaScript che con una semplice istruzione può accedere ai cookie e inviarli all'attaccante. Andiamo in authkc secure. Definiamo una proprietà protected, $cookie. Andiamo nel costruttore e reimpostiamo questi valori. Per poter utilizzare Secure con valore true, dobbiamo assicurarci che abbiamo installato il modulo OpenSSL. Apriamo un terminale e scriviamo php-m e passiamo l'output al comando grep OpenSSL. Se abbiamo OpenSSL come risultato, vuol dire che il modulo è abilitato. E quindi facciamo $this cookie. Per quanto riguarda lifetime, va bene il valore default 0, perché la sessione è attiva finché non chiudiamo la scheda del browser. Anche per quanto riguarda path, lasciamo slash. Quindi i cookie sono validi per tutta l'applicazione, e anche per quanto riguarda domain, lasciamo in questo caso la stringa vuota, mentre per quanto riguarda secure, diamo il valore true. Per HTTP only, facciamo la stessa cosa. Quindi stiamo dicendo di inviare i cookie soltanto su connessioni sicure HTTPS. E non permettiamo a linguaggi quali JavaScript di accedere ai cookie. E infine, per quanto riguarda SameSite, come ulteriore livello di sicurezza, mettiamo il valore Lux. Perfetto, adesso che abbiamo definito le impostazioni, invochiamo il metodo initSession che andiamo a definire. Private function init session. Facciamo altre configurazioni con initSet session.useCookie. Passiamo il valore 1. Stiamo dicendo di utilizzare cookie per memorizzare l'ID di sessione. Use only cookie a cui passiamo 1, mentre per quanto riguarda use trans id, trans sta per transparent, settiamo il valore 0
Ed infine, use strict mode, assegniamo il valore 1. In realtà, per quanto riguarda questi valori, sono valori di default, ma noi per sicurezza li andiamo a ridefinire. Adesso non ci resta che invocare la funzione session set cookie params, a cui passiamo i parametri che vogliamo impostare. In questo caso $thisCookie. Se salviamo ed aggiorniamo, vediamo che abbiamo ancora la vecchia configurazione. Dobbiamo andare in default.php e creare un'istanza di othsecure in modo che venga invocato il costruttore. Facciamo new othsecure. Salviamo ed aggiorniamo. Abbiamo un errore. Non possiamo effettuare cambiamenti tramite initset se la sessione è attiva. Quindi andiamo a cancellare questa linea. Salviamo ed aggiorniamo. Perfetto, vediamo che abbiamo le nuove impostazioni che abbiamo definito. Quindi abbiamo secure true, HTTP only true. Torniamo in othsecure. E ora che abbiamo effettuato le varie configurazioni, possiamo avviare la sessione. Per farlo invochiamo il metodo startSession che andiamo a definire. E facciamo semplicemente if sessionStatus è diverso da PHP session active, quindi se la sessione non è già attiva, la andiamo ad avviare. Poi definiamo due funzioni, un metodo public function rigenera sessione che utilizzeremo in fase di login, e facciamo return, invochiamo session regenerate id passando come parametro true. Session regenerate id va a generare un nuovo id di sessione. Impostando true come parametro, andiamo ad eliminare la vecchia sessione e definiamo il metodo public function destroy session che utilizzeremo in fase di logout. E facciamo semplicemente if session status è uguale a php session active, quindi se la sessione è attiva, invochiamo session destroy. Perfetto, andiamo in othsyslogin e in fase di login, prima di loggare l'utente, invochiamo rigenera sessione. Mentre per quanto riguarda il logout, invochiamo il metodo destroy session. Perfetto, torniamo in othsecure. Tramite queste configurazioni abbiamo migliorato la sicurezza dell'applicazione per quanto riguarda le sessioni.